si disperde soprattutto. Questo mi in dà questo senso. Libro di Paolo Di Paolo e Claudio Magris, il tempo è circolare, cioè arriva all'inizio, si chiude alla fine, si riparte, e quindi è un tema importante, e si capiscono due personaggi così diversi tra di loro, Claudio Magris e Paolo Di Paolo, che hanno tanti punti di contatto, tanti punti in comunione, e vedere proprio attraverso la lettura di questa intervista, sono tutti e due intervistati e intervistatori, capire la loro vita, la loro storia, e soprattutto capire la letteratura, la lettura e la scrittura, credo che sia un modo straordinario per affrontare questo argomento. La lettura di questo libro e la discussione intorno a questo libro credo che ci possa aiutare proprio a comprendere il nostro modo di essere nei confronti della conoscenza, dei saperi, e anche, per concludere, per tornare al punto di partenza, del tempo e della percezione del tempo. Stasera abbiamo parlato di contemporaneo. Che cos'è per lei il contemporaneo? Contemporaneo, se uno non sta soltanto alla radice della parola, è proprio una sorta di consonanza col tempo che scorre. Potrebbe essere una contemporaneità anche soltanto di orologio, cioè in questo momento siamo contemporanei di questo istante che sta passando. In senso più largo, naturalmente, è una capacità di reagire al tempo che viviamo, reagire non solo da un punto di vista emotivo ma anche da un punto di vista intellettuale, e produrre qualche gesto, se siamo nel campo dell'arte, che somigli in qualche modo, che sia estensione, riflesso dell'intensità del tempo, appunto, che passa, di questo segmento, di questa porzione di tempo. Che cosa si acquista scrivendo? La scrittura che cosa ci dà? Qualche volta è l'illusione, qualche volta invece la sicurezza, anche se fragile, che abbiamo trattenuto qualcosa dell'esistenza, appunto, di questo flusso, che l'abbiamo fermata, l'abbiamo tradotta in parole, quindi resta non solo per noi ma anche per qualcun altro che può riconoscerla. Non c'entra solo con i ricordi della nostra vita, c'entra proprio con l'intensità di qualcosa che in quel momento si vive, che può essere prestata anche a un personaggio, a una situazione lontana da noi, ma è come se la mettessimo in una sorta di cassetta di sicurezza fatta di parole che la preservano dall'usura del tempo. Spesso, rileggendo ciò che si è scritto, si rimane anche ancorati fermo a quel momento e non si riesce poi a proseguire in un futuro. Può essere anche effettivamente questa la condizione, cioè di voltarsi alle spalle, di essere fermi, un po' come la moglie di Lot nelle scritture, che diventa una statua di sale mentre si gira alle sue spalle, no? E guarda indietro. Beh, anche questo, la scrittura può farlo, cioè può produrre un sentimento di nostalgia o di inerzia, di tempo fermo, per l'appunto. Dipende dai temperamenti, dipende dalle scritture. Io credo che ci siano entrambe le componenti, quella di immaginare un futuro dentro la scrittura e quindi di sostare con intensità nel presente, ma anche quella di recuperare un tempo passato, come se lì ci fossero le chiavi che abbiamo perso. Non sappiamo bene quale porta aprono, ma ci sono e noi continuiamo a cercarle.